Appena tornato alla guida di una Formula 1 dopo 2 anni di assenza, subito velocissimo Kimi Raikkonen. Il pilota della Lotus ha fatto registrare in apertura del test il miglior tempo, conservando per tutta la giornata il suo primato. 1.19.6, l'imbattibile crono del finlandese, che migliora anche il record stagionale fissato a Jerez da Barrichello con le vetture 2011. Molto lontana da Raikkonen, la nuova Ferrari guidata da Felipe Massa. Il brasiliano però non ha cercato confronti. La scuderia di Maranello ha dedicato l'intera sessione alla raccolta dei dati, anche con l'aiuto del consueto lungo sensore montato sul cupolino, e inoltre ha esclusivamente utilizzato gomme dure. Ha debuttato la nuova Williams, che ha abbassato l'età media dei piloti, sostituito il veterano Barrichello con il giovane connazionale Bruno Senna. Riflettori puntati sulla Red Bull, per ora nascosta con Webber al 6° posto nella classifica dei tempi. Nel pomeriggio breve conferenza stampa di Adrian Newey. C'era grande curiosità sull'apertura che ha disegnato nello scalino sul muso della nuova Red Bull e il chief designer l'ha spiegata così. Si tratta semplicemente di un buco di aerazione per raffreddare l'abitacolo. Certo suona strana da parte sua questa improvvisa attenzione nei confronti dei piloti, in passato spesso sacrificati in abitacoli impossibili a favore di una migliore aerodinamica. C'è grande cura da parte di tutti per nascondere le trovate degli ingegneri sulle neonate Formula 1. Ecco come la Ferrari copre gli scarichi. Gli unici ad avere ancora la vecchia macchina sono Della Rosa con la HRT e 2 tedeschi della Mercedes, Schumacher e Rosberg.